Benvenuti, undicesima puntata di Orgoglio Granata. Una puntata un po' speciale perché con i nostri ospiti qui in studio stiamo vivendo dalle ore 19 la sfida contro l'Udinese che sta avvolgendo alla termine, ovviamente 2-2 e siamo nel recupero. Allora presento già gli ospiti, con noi il campione d'Italia Giuseppe Pallavicini. Buonasera. Presidente circoscrizione 1 Massimo Guarini. Ciao, ciao Massimo, grazie a noi. Debutto stagionale per Daniele Casella. Ciao Daniele, grazie di essere il nostro ospite. E per Mario Bosco. Ciao Mario, grazie secondo noi, anche te. Poi salutiamo tutta la platea. Io vado però in quella che sarà ormai ufficialmente la zona Emilia, perché Emilia, nella posizione di Inter, ci dà tutti i contatti. Sì, per chi volesse intervenire può chiamare il 011 298 248 96 97 oppure scrivere alla mail orgogliogranata@grptv.it oppure andare sulla nostra pagina Facebook Orgoglio Granata. Bravissima Emilia, chissà quante telefonate ci saranno tra poco quando ci sarà il fischio finale di Udinese Torino. Per chi non ha visto la partita, tra poco Alessandro Mugliari insieme con Ilenia ci racconterà tutte le azioni nella postazione tattica. Ciao Alessandro. Ciao Ari, buonasera a tutti e forza Toro per questi ultimi due minuti di partita. Ciao anche a Ilenia, tra poco ci racconta anche cosa ha detto Mihajlovic in questi giorni. Vado da Giuseppe, ti chiedo un mini bilancio, anzi un bilancio ormai quasi conclusivo di questi 92 minuti. Aspetta, attenzione, la partita non è conclusa e l'Udinese ha rischiato pochi secondi fa il 3-2. La partita è stranissima perché il Torino ha dominato il primo tempo chiedendo 1-0 e poteva essere davvero anche 2-0. Poi nel secondo tempo una doppietta dell'Udinese in pochissimi minuti e poi c'è stato il sussulto di Ljajic per il 2-2 che al 93esimo è esultato definitivo, ma mancano ancora due minuti. Beffa anche stasera Giuseppe, beffa, visto il primo tempo? Beffa non tanto perché tra un po' perdiamo la partita. Comunque niente, il Torino non ha giocato una buona partita, ha fatto un eccezionale primo tempo, potevamo anche chiuderla lì già andando sul 2-0, non ci siamo riusciti e poi come il solito in tutte le partite che ho visto ci è terminata Udinese Torino, quindi 2-2, scusa Giuseppe. Allora dopo le tre vittorie di fila che hanno fatto sognare i tifosi con le vittorie su Roma, Fiorentina e Palermo, in questa settimana con tre partite in otto giorni sono avuti soltanto due punti, il pareggio 2-2 con la Lazio, il pareggio 2-2 con l'Udinese in mezzo alla sconfitta di San Siro. Un bilancio deludente, se Giuseppe. Sì, diciamo che anche questa partita qua potevamo portarla via e fra un po' la perdevamo, ecco, dobbiamo essere un pochettino più davanti. Questa è la classifica. La classifica che si è un po' allungata, quindi il Torino adesso non è in zona Europa League. È vero che poi adesso ci sono due partite casalinghe con Cagliari e Chievo inframmezzate alla svolta di Crotone, però in questa settimana insomma la zona Europa si è un po' allontanata obiettivamente. Ma adesso c'è ancora tantissime partite, non è che dobbiamo già, perché abbiamo pareggiato una partita e adesso no, la testa c'è, io vedo che questa squadra c'è, però c'ha quei 10-15 minuti che va un po' fuori, come vedi anche stasera, gli ultimi quei 10 minuti abbiamo preso due gol e lì ecco anche la difesa per conto mio a prendere due gol su palle inattive. C'è da rivedere un pochettino sia dalla parte di Rossettini e anche dalla parte di Moretti. Eh sì, sono davvero tanti i gol che il Torino ha subito in questo campionato su palle inattive. Chiedo a Alessandro Mugliari, certo che diventa pesante vincere le partite quando subisci sempre due gol. Anche contro la Lazio, come diceva Giuseppe, è stato un lungo blackout, un 15 minuti blackout in cui la Lazio ha fatto due gol. Con l'Inter due gol, uno al primo tempo, uno al secondo. E stasera di nuovo un blackout in cui l'Udinese ha segnato le due reti, insomma, qual è il problema del Torino, soprattutto in versione esterna? Ma il problema del Torino in versione esterna, lo dico nelle statistiche, una sola vittoria. Per quanto riguarda, non so come mai il Toro, poi vedremo anche le dichiarazioni di Mihajlovic che diceva che il Toro in casa è maschio, fuori casa è femmina, poi lo vedremo. Non so se è un discorso di mentalità, di condizionamenti, di a giocare fuori o giocare in casa. C'è da dire, ripeto, che se poi guardiamo le partite in concreto, a parte quella di oggi, dove era un Toro tutto sommato normale,
nelle partite di settembre-ottobre era un toro rimaneggiato, nella partita contro l'Inter abbiamo affrontato una squadra forte che va a fiammate e contro di noi era una giornata simile. Ecco, comunque le sconfitte vanno anche pesate, ecco. Parliamo di quella di stasera, sì. Ti chiedo, anzi vado, faccio un passo indietro da Ilenia, perché ieri aveva espresso i suoi intendimenti per oggi Mihajlovic, vediamo se sono stati accolti. Cosa ha detto ieri Mihajlovic sulla partita di oggi? Ieri Mihajlovic si è pronunciato dicendo: al momento la nostra media in trasferta è da retrocessione, non esistono due campionati diversi, uno in casa e uno fuori, e non possiamo essere uomini in casa e femmine fuori. Io sono venuto a Torino per andare in Europa, dobbiamo migliorare nella mentalità vincente, giocando contro tutti con la stessa ferocia. Perdere a San Siro o pareggiare con la Lazio ci deve fare arrabbiare. Qualcosa. Giuseppe, allora poi vengono gli altri, insomma, maschio per 75 minuti il tuo? Ma io non la vedo così, maschio, femmina, fuori sì, casa, è una esagerazione casa. Ovviamente, però la squadra c'è, la grinta c'è, anche perché se oggi il primo tempo finisce 2-0 la partita, sicuramente ripeto sempre le stesse cose, però purtroppo lì dove deve andare a toccare c'è qualcosa che in questi ogni partita c'è 10-15 minuti di blackout di questa squadra. E poi la difesa, anche perché stasera prendere due gol, e l'abbiamo visto come l'abbiamo presi, con delle marcature sbagliate, non si può marcare un attaccante dietro, e io da me mi hanno sempre insegnato che l'attaccante, io difensore, devo difendere la porta. Sì. Non devo stare dietro. C'è un nome, è un po' Ossettini, a me piace moltissimo, perché per le aspettative che avevamo ha dato un ottimo rendimento, però poi guardiamo il tabellino e quasi tutti i gol vengono dagli uomini che guarda lui, Bacca siano tre, Icardi due, la difesa, la squadra vince se la difesa mi dà lo 0-0. Se mi dà lo 0-0 vuol dire che io la partita la vinco. Se non mi dà lo 0-0, come succede da parecchio tempo, alla fine si pareggiamo e qualche volta vinciamo e qualche volta anche perdiamo. Ti dà lo 0-2. Massimo Guarini, allora sì, come interpreti questo pareggio? Lo interpreto come il Toro in questo periodo, con i due problemi sostanziali, voglio dire, nelle ultime tre partite abbiamo fatto due gol, quindi abbiamo fatto due punti e non abbiamo mai vinto. Fuori casa abbiamo fatto 4 punti e questa è la prima criticità del Toro. La seconda è un grande attacco, se avessimo solo una difesa a sua immagine e somiglianza avremmo risolto il problema. Per tanti gol che ne facciamo, perché ne stiamo facendo veramente tantissimi, siamo ai livelli di primo o secondo, adesso non ricordo più, ma comunque siamo a quel livello lì, abbiamo una difesa che non onora assolutamente il nostro attacco, quindi facciamo 2 o 3 gol a partita e però non bastano. Quindi è veramente, al di là dei 10 o 15 minuti, abbiamo visto un primo tempo veramente orgoglioso, un secondo tempo che mi ricordava un po' la squadra impaurita che ci aveva fatto vedere per anni Ventura. Ecco. Non parliamo sempre di Mihajlovic del passato, dici? No, guardiamo la squadra di Mihajlovic. Ho capito. Però Mihajlovic ci ha fatto vedere una squadra che gioca molto verticalizzando. Oggi giocavano. Oggi non so Alessandro cosa ne pensa, ma oggi giocavano con la palla in orizzontale. Poi sentiamo tra poco l'opinione di tutti. Alessandro, sono d'accordo con oggi un Toro più venturiano, orizzontale, sono d'accordo, però io vorrei dire una cosa, qua secondo me col fatto che siamo tifosi, che c'eravamo un po' illusi, si perde un po' il contatto con la realtà. Il Torino ha fatto 2 pareggi contro Lazio e Udinese e ha perso contro l'Inter, quindi a parte il fatto che sono 3 partite complicate in una settimana tra l'altro, ma poi ripeto, il Toro è una squadra da Europa League, da lotta per il 5º-6º posto, non da scudetto, quindi una squadra che lotta per il 5º-6º posto ha come sue peculiarità quello ogni tanto di avere un momento di appannamento, posto che poi appannamento non è detto che sia, perché comunque con la Lazio mi ha fatto un'ottima partita. Va bene, allora dobbiamo fermarci, allora tra pochissimo sentiamo tutte le opinioni dei tifosi, vado da Ilenia. Ci vediamo tra pochissimo dopo una brevissima pubblicità e tanti altri argomenti ancora da trattare.
Seconda parte di Orgoglio Granata, bentornati, stiamo ovviamente commentando il pareggio di Udine a Cambolesco. Chiedo a Daniele Casella, e poi tra poco sentiamo cosa ha detto Mialo, ci vediamo anche il gol al Subbuteo, se è un punto che lascia la mano in bocca o soprattutto visto il primo tempo, ho visto che nel finale Udinese ha sfiorato anche il 3-2, tutto sommato va bene così. No, non va bene così perché il primo tempo ovviamente era da chiudere, all'inizio del secondo tempo ci sono state le ottime possibilità. Devo dire che è ovvio che poi per come si è comportato il Toro nel finale, sì, ovviamente dal punto di vista calcistico, visto dal punto di vista proprio neutro, è giusto dare il pareggio. Però ovviamente insomma nel primo tempo addirittura l'Udinese sembrava veramente irriconoscibile, senza dire cioè andava chiuso il primo tempo questa partita, 2-0, sì. Cioè, si sono consegnate, poi nel secondo tempo si è visto che Del Neri ha dato sicuramente una bella sferzata alla squadra, ha cambiato gente con più nervo e obiettivamente è cambiata un po' la partita, però troppo leziosi anche in alcune fasi, insomma c'era da chiuderlo. Bene per il giocatore del Torino, che il viaggio da Udine non si fa più in pullman, si fa in aereo, perché sorbirsi durante il viaggio di ritorno alla sfogliata di Mialovic non penso sia una mezz'ora facile per il giocatore granata. Ma insomma, deluso anche tu per questo pareggio e soprattutto per questo mini ciclo, appena 2 punti in 3 partite dopo i 9 nelle precedenti 3. Delusissimi, anche perché comunque partita da Claudio Palma, pieni di cambiamenti di fronte. Noto che siamo troppo sfilacciati a volte, nel senso che anche per esempio oggi guardavamo nei calci d'angolo, la battuta dei calci d'angolo sono sempre troppo macchinosi, troppo leziosi e non riusciamo mai a concludere. I nostri attaccanti, palle giocabili, se le devono andare a cercare addirittura oltre la nostra metà campo per cercare di prendere palle e portarle su. Quindi probabilmente c'è questa mancanza di spinta sulle fasce, di palloni come facevamo qualche settimana fa, quando Zappa Costa andava fino sul fondo e metteva il pallone in centro per cercare comunque di mettere in movimento Belotti, perché Belotti è quello che dovrebbe segnare ed è quello che si sta dannando l'anima per cercare di dare un po' di gioco lì in mezzo e far muovere gli altri. Ecco. Tra poco sentiremo le dichiarazioni live di Mialio. Ci chiedo a Osanna se tu sei un po' una accontentista per questo pareggio o sei molto delusa per questa mancata vittoria? Né uno né l'altro. Secondo me ce la potevamo e probabilmente ce la dovevamo fare, perché secondo me potevamo portarla a casa, però pazienza, cioè non è il caso di deprimerci, siamo al 7° posto, c'è un sacco di tempo per riuscire a raggiungere il 6° o il 5° e ce la possiamo fare. Di sicuro dobbiamo veramente correggere questa nostra difesa. Rossettini indubbiamente è responsabile, però anche a lui diamo fiducia e speriamo che ce la faccia. Pablo, cosa ne pensi di questo pareggio che sa di beffa, perché il Torino vinceva ma poi a un certo punto stava anche perdendo, quindi è stato poi acciuffato per molti versi, ricorda l'andamento di gol, la sfida contro la Lazio. Quello che stavo dicendo anch'io, scusami. Mi sembra la fotocopia della Lazio, che eravamo in vantaggio, potevamo fare il secondo gol, poi ci facciamo recuperare e in estremis pareggiamo, anche se si poteva vincere. Credo che sia giusto così, alla fine, anche se meritavamo. L'analisi di Antonio, ti invece chiedo, ricordiamo che il Torino con questa classifica allungata perde la posizione di Europa League, che aveva ovviamente ben salda dopo la vittoria sulla Fiorentina. Queste 3 partite hanno portato soltanto 2 punti e un periodo magari di appannamento. Pensi che il Torino riuscirà a sistemare finalmente la difesa? Sì Alex, però mi vorrei concentrare più che sui demeriti del Torino, perché qui mi pare che si stia appunto puntando tanto il dito contro la squadra del Toro e non si stiano invece evidenziando i meriti delle altre formazioni. Ricordiamo che il Torino una settimana ha affrontato Lazio, Inter e Udinese, Lazio alla ricerca di conferme, Inter che, come ha detto giustamente Muliari, era alla ricerca di punti, forse natamente di punti, per non rischiare il cappotto della panchina di De Boer. Quindi chiaramente è un Inter che va a fiammate, ha imbroccato la giornata giusta contro il Toro, ma alla squadra dell'Azzurra servivano necessariamente punti. E poi con l'Udinese che è al terzo risultato utile consecutivo,
Quindi tre squadre Udinese indubbiamente non di caratura tecnica come Lazio e Inter, ma indubbiamente in salute. Quindi i meriti vanno più ricercati negli avversari che la partita di, per esempio questo 2-2 con l'Udinese è da analizzare più in termini di meriti dell'Udinese che non per dei meriti del Torino. Chiedo a Veronica, allora Veronica, ti vediamo sempre decine di foto postate ogni settimana con i giocatori del Torino. Se domani incontrassi un giocatore del Torino domattina, cosa gli diresti? Riguardo la partita con l'Udinese, ovviamente. Che sì, sicuramente che si poteva vincere, si poteva fare di più. Questo Torino mi sembra che viva una sorta di quarto d'ora granata al contrario, cioè il quarto d'ora granata era famoso perché Mazzola si rimboccava le maniche e lì il Torino vinceva. Qua invece è al contrario, cioè che il Torino ha un quarto d'ora di sbandamento e quindi tende a perdere appunto in questo quarto d'ora. Secondo me però bisognerebbe anche sistemarlo a livello difensivo, perché i gol sono presi tutti più o meno allo stesso modo. Quindi un quarto d'ora ben poca granata. Esatto. Invece sono molto granate le due nostre amiche del Museo del Toro, cosa vuoi dire? Sono Donatella, comunque sono una volontaria del museo. Volevo dire che stasera potevamo fare qualcosa in più, darci un pochino più da fare. Chiedo a Simona, che ovviamente è vicepresidente del museo, insomma, non ti vedo contenta di questo pareggio affatto. Ma guarda Alessandro, ti dico la verità, io penso che non eravamo dei fenomeni da scudetto prima e non siamo dei brocchi da Serie B adesso. Ci vuole un minimo di equilibrio nei giudizi e giustamente bisogna tener conto, come ha detto qualcuno, che comunque non giochi da solo, hai un avversario. Sicuramente a Milano si poteva affrontare la partita con un approccio diverso, con un po' più di grinta nel primo tempo e forse magari li spaventavi un pochino, invece hanno preso coraggio. Che la difesa avesse dei problemi non lo scopriamo oggi, lo sappiamo da sempre, perché cessioni importanti sono state fatte e acquisti altrettanto importanti non sono arrivati. La cosa che noto è che prendiamo troppi gol su palle inattive e questo è veramente un brutto segnale. Chiaramente l'attacco si danna l'anima, cerca di fare tutto quello che può, ma come diceva Giuseppe, cioè, se hai una difesa che poi fa acqua da tutte le parti, a parte Barreca che per me è sempre il migliore, e questi sono i risultati. Ecco, io in conferenza ti rinforzo la tua tesi. Mialovic parlava di questo problema delle palle inattive. È anche vero che se guardiamo, diceva Mialovic, la statura media del giocatore granata non è molto alta, cioè il Torino non ha giocatori altissimi e quindi certe volte va in affanno soprattutto nelle mischie, sui calci d'angolo e sulle punizioni. Anche perché teniamo conto che il Toro non segnava così tanto dal campionato 76. Accidenti, quindi cioè. Perché bisogna sistemare queste lacune. Daniele Chianale, cosa ne pensa? Ma io mi fermo al primo tempo, nel senso che ho visto un ottimo Torino. Dovremmo essere un po' meno leziosi in attacco, perché ho visto alcune azioni che si passavano in continuazione la palla, bisognava finalizzare, perché se finisce 2-3-0 possiamo dire niente. Per quanto riguarda invece l'Udinese, anche se veniva da 3 risultati utili consecutivi, la reputo una squadra decisamente mediocre. A me ha fatto più impressione il Palermo, anche se abbiamo vinto 4-1 là. Quindi scusami se ho capito bene, te dà più fastidio il mancato cinismo nel primo tempo piuttosto che l'incertezza del secondo? Perché questa era una partita, lasciamo perdere il discorso Lazio e Inter perché effettivamente incontravamo due squadre forti, ma questa era una partita che se finisce 4-1 come a Palermo nessuno può dire niente. Erano statici, erano fermi, li abbiamo svegliati noi non facendo il secondo gol nel primo tempo. Vado in terza fila, Franco, se vuole intervenire. No, io ho visto una partita con il Toro attualmente alternata e mi è sembrato che per certi versi il problema fosse anche un po' di carattere. Non ti senti? Aspetta, vediamo dopo allora. Vado ad Alessandro così mi ci descrive, ti costruisce cosa. La partita, primo gol allora. Il primo gol, vediamo se ci vedete da casa, 3 omini pallini, come volete chiamarli, blu e uno rosso, facciamo finta che sia granata. Perché? Perché 3 omini blu? Perché Belotti fa una cosa molto importante, ha la palla, attira a sé 3 giocatori dell'Udinese, passa la palla a Benassi, attirando questi 3 ragazzi in maglia bianconera, consente poi a Benassi di essere quasi da solo di fronte al portiere, quindi di poter battere a rete, cosa che fa, e il Toro quindi va in vantaggio per 0-1.
Questo è il gol di Benazzi, grande Belotti, no? Come ha fatto il patto da solo. Prima l'azione è partita dagli Alici, poi dopo l'ha data Belotti, e poi Belotti ha messo una palla filtrante a Benazzi, e Benazzi bravissimo di destra l'ha messa dentro. Ma no, io ho una cosa che sì. Quando si addormenta gli Alici noi andiamo in crisi, non c'è niente da fare. Si è visto quei 15 minuti non c'era, e poi ha ripreso in mano la squadra, ha fatto vedere chi è. Allora, cioè, in costante possiamo... nella stessa partita, lui dice. Gli AIC è quello che cioè, giusto, gli AIC è quello che crea la superiorità numerica. No, e quindi ma non è difficile, che... è difficile da marcare, perché lui non sta in una posizione, lui sta nel mezzo, da destra a sinistra, non è difficile da prendere. Poi uno è venuto a prendere la palla dai difensori. Lui, sì. Quando lui è venuto a prendere la palla del difensore, voglio dire, questo lo deve fare un centrocampista, perché a noi ci serve un giocatore come lui negli ultimi 20 metri, non mi serve nei 60-70 metri, perché poi per arrivare là diventa un po' difficile. Allora io dico, anche l'uscita di Valdifiori, per conto mio è stato importante anche lui, perché il primo tempo Valdifiori ha toccato minimo 50-100 palle, tun tun tun. Era uno importante. Ha ricevuto una botta all'anca, nel primo tempo è stato Lukic. Non che il ragazzino non l'ha fatto, però ha un'altra qualità, c'è un'altra qualità al centrocampo. Gli ospiti ovviamente in terza fila, torniamo da voi e poi andiamo in pausa. Io stavo dicendo che ho visto un Toro a corrente alternata e mi è sembrato appunto che in certi periodi latitasse un po' la concentrazione, e per me una spia è stato il primo gol dell'Udinese, quando non solo ha sbagliato qualcosa l'ultimo difensore, ma anche chi non è andato a contrastare il giocatore dell'Udinese che ha crossato. È mancata un po' di grinta e qualche volta anche qualche idea. Ho visto un Toro diverso da quello che giocava quasi a memoria, per esempio contro la Roma. Ecco, il problema è quello. Il fatto di innamorarsi del pallone, secondo me, non è tanto un problema di leziosità quanto il fatto che mancava l'appoggio giusto. Ecco, le idee, qualche idea in più. Grazie Franco per la tua analisi. Adesso dobbiamo andare in pausa. Appena torniamo, subito con le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic. Allora, no, poi prendiamo, vai in pausa. Pausa quindi. Lancia. Devo lanciarlo, ok, perfetto. Ci vediamo tra pochissimo con le dichiarazioni, come diceva Alessandro, di Mihajlovic. A tra poco.
Terza parte Orgoglio Granata, puntata speciale dedicata alla sfida con l'Udinese che si è chiusa da pochi minuti, un 2-2 deludente perché il Toro aveva dominato il primo tempo, poi abbiamo subito due gol e come contro la Lazio Liec protagonista nel 2-2, però è un'altra mancata vittoria per molti dei tifosi che abbiamo sentito. Chiedo se la pensa così anche Marcello. Ciao a tutti, sono Marcello. Primo tempo buono, ho visto molto bene il Toro, secondo meno. Però sono ottimista per il proseguo io e direi ottimo, quasi ottimo, Barreca, il ragazzo della primavera che sicuramente è stato il migliore in campo. Questi due gol subiti a partita però insomma ovviamente non si può essere contenti, non lo sa Sinisa e penso nemmeno Marcello. Sono tantissimi, io stavo pensando tra me e me che ci vorrebbe un Darmiano e un Glick a gennaio, magari ci risolverebbe il problema, questo sì. Purtroppo non si può fare, andiamo avanti. Tra così. Poco poniamo anche a telefono ai tifosi. Alessandro, non possiamo fare la segna stampa perché la partita è appena finita, come facciamo ogni lunedì. Secondo te i giornali domani come saranno improntati? Ma saranno improntati credo un po' in linea con quanto detto anche dai tifosi, dai nostri ospiti, con un po' con l'occasione mancata, quindi col bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda del giornalista che scrive e del giornale per cui scrive. Però poco vediamo anche poi i giornali, il tuo sport. Credo che il titolo sarà sulla falsa riga dell'occasione mancata, questo mi aspetto dai giornalisti sinceramente. E poi se devo dire la mia invece, come ho già detto prima, sì, poi è arrivata la pubblicità. Al di là del fatto che ripeto, per me un pareggio a Udine ci può stare, perché è una squadra che pareggia in casa con la Lazio, perde con l'Inter, pareggia con l'Udinese, con questo Udinese ci può stare. Certo abbiamo fatto il minimo sindacale, il compitino, per me quindi il problema non è il pareggio con l'Udinese, il problema sono le indicazioni che sono emerse dalla gara di Udine, dalla gara di San Siro e dalla gara con la Lazio. Io vedo, cerco sempre di guardare diciamo, i messaggi strutturali che emergono dalle partite più della cosa singola momentanea. Vedo due cose positive e due cose negative da questo trittico. Le due cose positive da questo trittico di partite sono la prima, che Maxi Lopez, possiamo dire che è pienamente ormai recuperato, inserito in squadra, ha un minutaggio ormai adeguato, lotta sui palloni, quindi possiamo dire che è pienamente recuperato e inserito nel sistema di gioco. L'altra cosa positiva è che un Toro che non si arrende, con Lazio Udinese abbiamo recuperato la partita dopo essere nati sotto 2-1. Le cose negative... Ecco, sì. Bravissima regia. Scusami, questo posso titolo. Finire? Le cose negative strutturali sono un Toro niente dolcetto, poi lo commentiamo. Un Toro che non sa più tenere il vantaggio. E l'altra cosa strutturale, l'abbiamo già detta trita e ritrita, la difesa, perché questi qua sono errori individuali. Ma, ripeto per l'ennesima volta, errori individuali non vuol dire errori casuali. Individuali sono errori perché ci sono lacune precise in difesa che non sono casuali. Ecco, niente dolcetto, anzi l'Udinese ovviamente sta facendo lo scherzetto, invece vado da Emilia. Sì, buonasera, abbiamo Paolo in linea. Buonasera signor Paolo. Buonasera a tutti, ciao, sono Paolo Formia, vi saluto. Ciao Paolo. Volevo salutarvi a tutti, ciao Alessandro. Ciao. Allora, ciao a tutti, a Emilia, chi la vedo lì, i miei complimenti come sempre. Devo dire che ho visto un pezzo, non l'ho vista tutta la partita, però questa sera il Toro meritava, dai, meritava. Ha fatto una bella partita e quindi niente. Ho detto, visto che anche che Halloween questa sera, e quindi ho detto, volevo salutare tutti voi, amici dello studio, siete fantastici. Verrò di nuovo a trovarvi. Dai, ti aspettiamo. Grazie Paolo che ci ha fatto quel grande regalo, ci ha portato, fatto conoscere Emilia che ormai è una colonna della trasmissione. Mi facevi accenni di qualcosa? Sì, abbiamo le pagelle di Udinese Toro. Tratte da? Toro.it, quindi l'aveva scritta Ivana Crocifisso. Allora, Benassi sblocca, gli Aix salva il Toro riacciuffando il pareggio. Art 6, incolpevole sui due gol subiti dal Toro, pochi gli interventi specialmente nel primo tempo, quando dalle sue parti l'Udinese si fa vedere pochissimo. De Silvestri 6, discontinuo, alterna errori a buone giocate, salva su Fofana da Eliaic il pallone che il serbo trasforma in gol. Zappacosta 6, gioca poco ma gli bastano pochi minuti per far vedere di essere in palla. Rossettini 5, grave l'errore sul gol di Terò, quando permette al giocatore di anticiparlo e di colpire per l'1-1. Moretti 5, qualche crepa in difesa, la coppia con Rossettini non funziona benissimo. Nel primo tempo un suo stop errato regala un pallone all'Udinese che poi i bianconeri sprecano malamente. Sul gol del 2-1 perde Paghi.
Barreca 6, sfortunato nel deviare il pallone che poi colpisce Zapata ed entra in rete, la prestazione del terzino. Benassi 6,5. Ti faccio bene il fiato, quindi fino adesso l'unico 5 è Rossettini, le pagelle troppo utili, quindi Moretti. Moretti, quanta cosa Moretti? 5. Anche, sì. Quindi due centrali 5. Moretti ha giocato perché Castan, ha detto Mihajlovic, era guarito ma non si è nato in settimana e quindi è rimasto a Torino perché insomma a causa del suo problema muscolare era, non era nella migliore condizione, anche se clinicamente era guarito. Continuiamo con le pagelle. Sì. Benassi 6,5, se non segnano gli attaccanti ci pensa sempre il centrocampista a sbrogliare la matassa, con precisi inserimenti da punta di razza. Valdifiori 5,5, qualche pallone di troppo perso in mezzo al campo e una prestazione al di sotto dei suoi standard. Lukic 6, all'attenuante rispetto a Valdifiori di essere ancora un giovane esordiente, seconda presenza per il serbo in questo campionato. Baselli 6, la mano di Mihajlovic comincia a vedersi perché anche se il centrocampista potrebbe metterci ancora di più sul piano della personalità. Boyer 5,5. Solo 5,5 Boyer, ricordiamo Boyer utilizzato al posto di Iago Falche. Ieri Boyer gli è stato chiesto, visto che Ventura aveva paventato per lui una possibile convocazione nazionale, ha detto non mi ha chiamato nessuno, certo che se dovessi scegliere, essendo argentino comunque preferisco l'Argentina, però se poi lo chiama Ventura voglio vedere cosa dice Boyer. Sì. Andiamo avanti. Boyer 5,5, non sfrutta al meglio l'occasione che Mihajlovic gli concede. Parte bene ma si spegne troppo presto. Al di là del gol che continua a mancare, oggi non c'è nemmeno la prestazione. Maxi Lopez 5,5, incide meno rispetto alla gara di San Siro. Velotti 6, l'ultima volta in cui era rimasto a secco di gol contro la Lazio non aveva portato a casa nemmeno la prestazione, mentre alla Dacia Arena è il solito lottatore, vicino al raddoppio nel primo tempo. Diaz 6,5 fa quello che un giocatore di classe deve fare, risolvere la situazione nei momenti più difficili. Ed è quello che accade quando il Toro va a capo sul terribile 1-2 dell'Udinese. Tagliavento 6, aiutato anche dalle due squadre, non è costretto ad intervenire spesso e non deve prendere decisioni difficili. Mihajlovic 5,5. 5,5 Mihajlovic? Sì. Perché? Sentiamo la motivazione. La media punti dei Granata in trasferta resta, per dirla con le parole dell'allenatore, quella di una squadra da retrocessione. 5 punti in tutto, sì, 6 partite. Rispolvera Boyer, ma con poca fortuna nemmeno il cambio di sistema di gioco porta i frutti sperati. Ancora troppi errori su palla inattiva, uno dei tali di questa squadra. Grazie Emilia, ovviamente stasera non è con noi Ivana Crocifisso, direttore di Toro.it, perché ovviamente ha dovuto scrivere sulla partita. Ti chiedo se condividi questi giudizi, quindi insufficiente la coppia centrale, non Benino Boyer, nemmeno Valdifiori è piaciuto Ivana. Bene, direi Benassi, non solo per il gol, e Baselli. Io devo dire Benassi sì, ma Baselli deve fare molto di più ancora. Io l'unica cosa che guardo anche nei centrocampisti, tutti e tre i centrocampisti, in 90 minuti, quanti tiri abbiamo fatto in porta a centrocampo. Questo anche è importante a guardare questo, perché se si guarda la partita e il risultato non serve a niente. Io credo che Baselli deve fare molto di più, è stato molto bravo a difendere ma a attaccare molto poco, invece Benassi molto bene sia a difendere che anche a andare a far gol, e Valdifiori ha fatto la sua partita molto bene il primo tempo, fino a quando è stato in campo. Io credo che è un giocatore d'ordine in mezzo al campo. Che spiegazione dai, poi magari la diamo a Mihajlovic, al fatto che uscito Valdifiori non ha giocato Vives ma Lukic? Ma io penso che è un giovane interessante, è un giovane che ha fatto bene l'anno scorso a Perugia, io credo che, perché l'Alba è giovane, no? È importante. Dal Partizan Belgrado forse. Partizan Belgrado, non so dove giocare. No, comunque, quello è Pircic, Lukic, vedi che tutti si... Sì. Comunque un ragazzo interessante, un ragazzo che... Bisogna che giochi, non è che una partita possa... Massimo, cosa pensi di quelle pagelle che abbiamo letto, le tue opinioni sulle pagelle? Beh, mi pare che venga fuori da Ivana un 6 meno, un 6 meno meno, perché non ho sentito più di un 6,5, ho sentito 2,5, forse 6,5 di Gliaic poteva addirittura essere un 7, però avrei messo anche un 5 maxi agli altri, quindi io non so se vado un po' controcorrente stasera, ma devo onestamente dire che questa partita non mi è piaciuto il Toro, vero Alessandro quello che hai detto, però devo onestamente dire che non mi ha soddisfatto, era una partita che potevamo tranquillamente vincere, che abbiamo rischiato negli ultimi 5-10 minuti di perdere
3-2, e quindi al di là dell'analisi della squadra, che comunque è una squadra che rispetto agli anni passati sì, non è confrontabile, devo dire che mi ha deluso molto. Tuo voto a Sinisa? Beh, poi sì, prendiamo anche un 6, glielo possiamo dare in linea, un 6 meno in linea con la squadra, direi, perché onestamente. Vado da Emilia! Sì, abbiamo in linea Enrico. Ciao Enrico! Buonasera a tutti e forza Toro, anche se questa sera purtroppo per me la partita non è stata un granché. Non ti è piaciuta? No. No. Cioè, diciamo lì. Ecco. Va bene. Chi ti è piaciuto di più o chi ti è piaciuto di meno, allora ti chiedo? Baselli. Baselli di più? O di meno? No, di meno. Di meno, invece chi ti è piaciuto di più? E soprattutto ce l'ho un po' troppo con gli arbitri, perché dovrebbero andare un po' più a scuola. Sì, gli arbitri, lo inputi. Esatto. Va bene. Non ho capito una cosa, Alessandro, dimmi. Ma cos'era quell'espulsione di nel finale Mihajlović è stato allontanato, adesso capiremo cosa ha detto, cosa è successo. Non era molto convinto Mihajlović, ha fatto un fallo qualcosa. Sì, fa un fallo. In realtà Mihajlović a Bergamo è uscito e aveva detto che l'arbitro aveva fatto bene ad espellerlo perché aveva agito al mancato fischio di un fallo su Maxi Lopez. Stavolta era perplesso sull'uscita, quindi non credo che abbia detto cose particolari Mihajlović, ma tra poco lo sveleremo. Dobbiamo però fermarci. Enrico, ti saluto e ti ringrazio, dobbiamo andare in pausa, che faccio, che lanciaio una cosa sola volevo fare un saluto a Rosanna. Ciao Rosanna. Ciao Rosanna, ti saluta Enrico. Ciao Enrico. Ciao, va bene, tutto a posto, grazie Enrico, grazie mille. Ci riprendo in pausa, se vuole lanciare Ilenia, che la vedo bella motivata, tocca va a te. Bene, allora ci vediamo subito dopo le pubblicità con la questione Obi, quindi sempre le dichiarazioni di Mihajlović.
Benvenuti a Goglio Granata, puntata speciale dedicata al posto Udinese Torino, questo 2-2 che lascia un po' la mano in bocca perché è la terza partita senza una vittoria dopo che il Torino aveva vinto 3 di fila, il Torino che ha dominato il primo tempo, poi ha subito il sotto blackout e 2 gol nel finale, il pareggio di Ljajic, ma ovviamente un po' di delusione. Poi iniziamo anche la classifica, chiede invece Daniele se vuoi commentare le pagelle che abbiamo letto top.it e poi Emilia con i commenti. Ma io trovo ancora da valorizzare la prova di Belotti in generale, perché oltre a quello che fa tecnicamente, porta su due difensori su di sé e fa veramente un gran lavoro. E invece anch'io continuo a essere deluso da Baselli, forse ho un'idea diversa di quello che immagino potesse fare. Era già Mihajlovic a arrabbiarsi con questo ragazzo, perché io, a parte un fallo e la munizione, non ho visto grandissime cose. So che fa un lavoro un po' oscuro, non fa il lavoro che può fare Benassi o Valdifiori, ma sinceramente continuo a non vederlo e quindi mi è dispiaciuto, secondo me è mancato in certe fasi di gioco. Mario Bosco, cosa ne pensi di queste pagelle? Ma le vedo abbastanza in linea con quello che abbiamo visto durante la partita. Sì, Maxi Lopez, io sono un fan di Maxi Lopez, quindi ritengo che lo vorrei vedere giocare un po' di più. Vedo che quando ha il pallone comunque lo tiene o difende, non lo butta quasi mai via. L'ha appesantito o no, beh, questo, come dicevano stasera durante la telecronaca, direi che dopo 4 mesi accorgersene un po' tardi, potevano accorgersene un po' prima, metterlo un po' più a stacchetto se era il caso, però direi che sì, tutto sommato le pagelle sono in linea. Vado da Emilia, perché in attesa di Emilia c'è Del Neri, come ha commentato questo pareggio 2-2? Sì, beh, soddisfatto di questo pareggio, infatti dice: dovevamo dare continuità ai risultati ottenuti in precedenza. La squadra mentalmente disposta a fare bene, siamo stati bravi a tenere botta contro una squadra importante come il Toro. Siamo stati anche bravi a pareggiare. La vittoria ci avrebbe proiettati in posizioni altissime, ma contro il Granata bisognava stare davvero tanto attenti. Hanno i giocatori per fare male in qualsiasi momento. Sono contento della reazione della mia squadra. Dobbiamo migliorare su qualche aspetto. Siamo stati troppo lenti. Questo del Neri, dice qualcosa del Torino in particolare, del Neri? O di Mihajlovic o di qualcuno? No. No, niente, quindi ci basta così. Invece ha fatto cenno a Daniele a Baselli che ha giocato al posto di Obi. Dopo l'Inter c'è stata qualche polemica, aveva detto Mihajlovic su Obi se ha soltanto 60 minuti, ricordiamo che è uscito per i crampi molto presto, non faccia il calciatore, faccia il ragioniere. Ieri su Obi, la domanda l'ho fatta io, e ha dato una risposta un po' più dolce su Obi. Come ha spiegato i crampi di Obi? Insomma, Obi secondo Mihajlovic dovrebbe cominciare a gestire le forze, perché si dà nei 45 minuti, infatti dice: a San Siro nel primo tempo ha fatto 6,5 km e se avesse mantenuto questo ritmo ne avrebbe fatti 13. Fisicamente molto predisposto, però purtroppo dovrebbe, appunto, come ripete, ribadisce, imparare a gestirsi meglio. Obi per la voglia di fare e la generosità fa fin troppo, corre da tutte le parti. Quindi, Pirogano, non è che Obi non fa vita da atleta, semplicemente non si gestisce bene. Forse con l'Inter ci teneva talmente tanto Alessandro a fare bella figura, visto che è onest, che ha speso tutte le cartucce subito e poi non aveva energie nel secondo tempo e oggi non ha giocato, ha giocato Baselli al suo posto. Chiaramente capisco che Sinisa voglia pungolare i giocatori, è il suo stile, con Maxi Lopez ha dato dei risultati che è dimagrito, con Baselli li sta dando, speriamo che li dia anche con Obi, ma francamente poi sinceramente non mi sembra che sia molto da dire sulla cosa, cioè mi sembra normale che un giocatore dopo 60 minuti, un giocatore che ha fatto pochissime presenze, esca, cioè non vedo nessun caso, francamente mi sembra sì, una cosa del tutto. Torniamo a commentare le pagelle alla di Udine, vado sì, da no, magari io non l'ho commentata e mi sembrano in linea. Scusami. È l'unica cosa che non ma non voglio in linea, voglio 4 agli 8. Dammi no, votanti. In linea io non dammi posso, che 4 e chi 8. Non c'è nessun 4, non c'è nessun 8, non sono d'accordo. Dammi 5, con Maxi 7. Lopez. No, non sono d'accordo con la pagella a Maxi Lopez. Perché non capisco, ho sentito anche qualcuno 5 la... ma perché? Dove sta il 5 a Maxi Lopez? È entrato? Ma gli ha dato Ivano, gli ha dato 5,5, non è che gli ha dato molto di più. Ma molto 5,5, che vuol dire che qualcosa manca. 5 vuol dire una pesante insufficienza, che non ha fatto quello che doveva fare. È entrato in una squadra che giocava male nel secondo tempo,
più che cercare di creare un po' di movimenti, non ha perso un pallone, ha fatto il passaggio che poi ha fatto scaturire il gol del 2-2. Sinceramente non mi sembra Maxi Lopez il problema di oggi. Vado al pubblico, datemi 4 agli 8, almeno i 5-7, non mi date il 5,5, i 6,5 che non ci facciamo nulla. Ma non ci sono né 4 né 8, quindi come facciamo a dare? I migliori e i peggiori. Il migliore gli Aic, perché risolve, ha la capacità di risolvere la partita, e l'ha fatto anche oggi perché altrimenti non avremmo pareggiato, e il peggiore è Rossettini perché è responsabile del gol. Pablo, le belle soddisfazioni, votoni, votacci. No, no, sempre gli Aic, più Barecca, perché mi sembra che gli hanno dato un semplice 6, se non sbaglio. Poi la campo del secondo gol incide forse nel giudizio su Barecca. Sì, poi comunque i centrali hanno le loro colpe, quindi i 5 ci stanno bene, non di meno. Strano il caso Antonio di Emiliano Moretti, che aveva giocato la prima partita contro il Milan ad agosto, poi non ha più giocato causa l'indisponibilità di Castano, ha giocato le ultime due, non è stato il miglior Moretti della sua vita. Non si è ripresentato bene, giusto secondo me il 5 di Toro.it ai danni sia suoi sia di Rossettini. In generale la prestazione dei centrali difensivi piuttosto mediocre, anzi presamente insufficiente. Però per me il peggiore in questo caso non è un giocatore in campo, ma Mihajlovic. Forse fa male Sinisa. Sì. Cosa ha fatto Sinisa? No, dal punto di vista caratteriale, secondo me questa esasperazione psicofisica dei giocatori a lungo andare non so se possa dare i frutti sperati dall'allenatore e dai tifosi. Fino adesso ha avuto ragione lui, però sono già tre partite che giocate con fin troppo entusiasmo, sia mentale sia fisico, possono deteriorare proprio le certezze del Toro. Quindi peggiore Mihajlovic, migliore invece Barecca, gli Aic, prima di un 7, Barecca dà sempre garanzie sulla fascia di competenza, è un giovane che ha ampissimi margini di miglioramento, gli Aic, come è stato giustamente detto, può accendersi in un attimo e può cambiare la partita. Vado da Veronica, allora direi che Joe Hart è andato benissimo, anzi ha impedito un gol a Zapata prima del secondo gol dell'Udinese. Ti chiedo insomma chi ti è piaciuto di più e chi ti è piaciuto di meno. Allora anch'io concordo sul fatto che Barecca e gli Aic sono stati migliori, perché Barecca dà sempre tutto e sta sfruttando al massimo le sue occasioni che si sta creando, e gli Aic risolve le partite, mentre mi ha deluso di più Moretti rispetto a Rossettini, perché Rossettini ha sempre peccato un po', mentre da Moretti mi aspettavo di più. Quindi secondo me il peggiore è stato Moretti. Siamo messi male. Andiamo dagli amici, le amiche del museo, scusate, Simona. Beh, a parte tu dammi votoni, votaci, a dammi parte gli Aic e Barecca, io darei mezzo voto in più a Belotti, perché si sbatte in una maniera incredibile, va a cercarsi i palloni. Premierei in questa squadra il carattere, perché comunque in difficoltà è sotto di un gol, è già la seconda volta che riesce quantomeno ad agguantare il pareggio. E questo è qualcosa che fino all'anno scorso non mancava, il carattere e la volontà di riuscire quantomeno a giocarsela fino all'ultimo minuto. Peggiore per me Rossettini. Due prove fanno un indizio a casa mia e lui sta sbagliando un po' troppo. Ecco, ripeto, Rossettini, se guardiamo la partita di 90 minuti fa sempre abbastanza bene. Poi ripeto, i tabellini sono invece impietosi nei confronti di Rossettini. È vero che affronta sempre i grandi attaccanti, però ha fatto 3 gol back, anche 2 calci. Anche Barecca però affronta i grandi attaccanti, a Salah non ha fatto toccare un pallone. No, poi però anche Babacar ha avuto un'incertezza, esatto. Palermo ha avuto un'incertezza, oggi ha avuto un'incertezza, in effetti troppe volte Rossettini, che non aveva grandi aspettative su lui, sta andando bene, ma sui gol ha sempre qualche colpa. Daniele, insomma, cosa ne pensi di questi voti? Dacci i tuoi voti soprattutto. Ma io darei un mezzo voto in più a Val di Fiori, perché a me quindi sufficienza Val di Fiori, mezzo voto in più e mezzo voto in meno a Rossettini e a Moretti per il discorso che facciamo, cioè, quindi vai sotto il 4, sotto il 5, vai sotto il 4 e mezzo, vai addirittura, anche perché è un discorso, sbagli una volta, sbagli due, sbagli tre, diventa pesante. Poi il discorso di Moretti è proprio legato all'intervento che si faceva prima, che da Moretti o ci ha abituato troppo bene al di là dell'età che ha. E poi volevo fare una piccola considerazione legata al discorso delle 3 giornate che ci sono adesso, che ci saranno. Quindi, adesso. Quindi Cagliari in casa, Crotone fuori, Chievo in casa. E soprattutto vedere quanti punti ci porteranno, ma soprattutto come ci comporteremo noi tifosi. Perché nel malaugurato caso che facessimo magari una vittoria sola
o due pareggi. Vediamo dopo a classifica questi turni. Mi stai svelando. Sì, veniamo ancora in terza fila perché volevo completare il quadro sulle pagelle. Quindi difensori centrali un po' colpevoli per questi due gol subiti. Bene gli attaccanti sia Bellotti che gli Aic. Chiedo anche voi a Franco cosa ne pensa di queste pagelle. Le sue pagelle, anzi. Ma secondo me le pagelle in effetti rispecchiano quello che abbiamo sempre detto di questa squadra, e cioè che in attacco siamo bravi, in difesa molto meno, e a centrocampo siamo un po' a intermittenza. In effetti in difesa non si può dire che brilliamo, cioè stiamo prendendo troppi gol, e Rossettini e Moretti ce lo stanno dimostrando. Purtroppo Moretti secondo me in una fase involutiva, un po' come accadde a Glick l'anno scorso, bisognerebbe capire se è un problema fisico o mentale. Vediamo che Moretti ha 36 anni, grandissimo professionista, però è ovvio che se non giochi, lo chiedo Alessandro, per tanti mesi no, e poi di il passo giusto. Io volevo arrivare qua, poi volevo ricollegarmi anche a una cosa che ha detto Antonio. Allora, su Moretti bisogna di tenere conto di tre cose, si è parlato, sentito rispetto all'anno scorso. Allora, rispetto allo scorso anno ha un anno in più, due giocava titolare, adesso gioca una ogni tanto e questo conta, poi tre giocava in una difesa a tre, che ho cinque, comunque la linea dei centrali era tre, adesso i centrali sono due. Noi sappiamo che i centrali hanno bisogno di essere, come si dice, molto affiatati, di giocare sempre insieme. Mancava il centrale guida che è Castan, e Moretti non è abituato quindi a giocare non solo in questo sistema di gioco, ma anche a fare coppia come ha fatto oggi. Quindi sono cose da tenere conto se si parla di Moretti. Volevo poi riprendere una cosa che ha detto Antonio. Ripeto, secondo me al di là di 6,5, 5,5 Valdifiori, il problema è perché dobbiamo chiederci perché il Toro fa tante disattenzioni individuali. Si può risolvere, e ci dobbiamo chiedere perché il Toro va ormai tante volte sotto, si fa recuperare. Secondo me, l'aveva detto prima Veronica, il quarto d'ora granata al contrario. Ogni volta che il Toro va sotto, se guardiamo oggi con la Lazio, con l'Atalanta, abbiamo un blackout di un quarto d'ora, 20 minuti. È casuale o no? Secondo me no, perché una squadra come il Toro, che basa molto sull'intensità, come diceva anche Antonio, non è casuale che abbia poi dei momenti di blackout, perché squadre che basano molto finito sull'intensità, secondo me è normale. Quindi è su questo che bisogna, secondo me, lavorare e concentrare anche le riflessioni, più che il 5,5 Valdifiori o 6, che è una cosa che lascia il tempo che trova, perché ci esaurisce stasera. Non ti voglio interrompere, ti voglio specificare meglio. Sì. Blackout mentale o fisico, secondo te? Secondo me il blackout fisico si potrà vedere più avanti, se ci sarà. Questo è un blackout mentale, cioè non è che la squadra ha un blackout dal 60esimo al 75esimo e poi si riprende. Allora non è fisico. Se fosse fisico vuol dire che al 60esimo cadiamo fino alla fine. Quindi secondo me è un problema mentale, perché una squadra come il Toro, basata molto sulla mentalità e sull'intensità qua dentro, ci sta che quando cali, proprio cali di brutto per quel quarto d'ora, 20 minuti. Quindi problema di questo tipo, anche se ricordiamo grande carattere, perché quando becchi un doppio cazzotto come con la Lazio, sì, grande carattere, avere la forza, sì, secondo me la domanda è: su queste cose ci possiamo lavorare? Sull'intensità magari sì, sugli errori individuali io ho i miei dubbi, perché dubito che sugli errori che fa Rossettini si possa lavorare, non c'è. Qualcosa magari si può migliorare, ma non siamo all'oratorio che l'allenatore arriva o si marca a braccia larghe. Qua è una caratteristica, penso, sua, intrinseca, purtroppo. Ilenia, brevissimo. Ne parliamo appena torniamo, perché Ilenia mi fa tantissimi cenni. Brevissimo minuto di pubblicità, dopodiché continueremo col commento della partita e le dichiarazioni di Mihajlovic. Non cambiate canale.
Bentornati a Goglio Granata, speciale posto di Udinese Torino. Abbiamo sentito il commento degli ospiti sulle pagelle, su questo pareggio che sta un po' di beffa, perché ripetiamo, il Torino ha dominato il primo tempo, poi è andato sotto di un gol, ha avuto la forza di recuperare. Tra poco sentiremo le dichiarazioni post partita di Giuseppe, se condividi per l'analisi di Alessandro su questa intensità che causa poi un po' di blackout durante la partita. Io mi auguro che capita in queste partite qua, io mi auguro che non capiti 20 minuti con la Juventus o con squadre come il Napoli, come la Roma. La Roma già vinta. Sì, o la Roma andando là. Io credo che gli errori si stanno ripetendo. Io vedo che in fase difensiva, su palle inattive, non c'è se uno sta male fisicamente di qua e di là. È come lo metti, è come si mette il difensore marcando l'attaccante. Se il difensore si mette male, come è successo stasera e è ripetuto altre volte, si prende dei gol. Non è vero che l'allenatore non ti può prendere, perché adesso come adesso non è che siamo all'oratorio perché ti devo dire come ti devi mettere. Certo, perché? Perché non lo dobbiamo fare? Questo anche ai mondi, al coach per la difesa. Allora, io non dico che non si possa fare, dico che però mi sembra francamente, cioè se in ormai 4 mesi di lavoro con Mialovic e Rossettini, non è la punta che si può sbloccare, puoi far fare un lavoro psicologico. Credo che purtroppo certi errori, non in questa frequenza, ma certi errori si cambia giocatore, c'è modo, poi lo cambia, se sbagli una volta o due volte, poi dopo stai fuori, poi c'è un altro. L'ho detto in pubblicità, che l'assenza di Castan non solo manca lui, ma manca anche la guida della difesa. Certo. Quindi magari con Castan in campo Mi sembra Moretti, che ha 36 anni, non è capace a gestire un ragazzino come Rossettini, ma stiamo scherzando per davvero? Ci deve essere Castan. Ci deve essere Rossettini, c'è di buono l'altro che c'ha 36 anni, non è capace a dirgli guarda che il tuo giocatore si marca in questa maniera. Ma stiamo scherzando. Poi Rossettini ha fatto tantissima Serie A, non ad altissimo livello, però ha fatto tanti anni. Ho capito, però è giovane, quindi, quello che è. Ma dall'altra parte vicino a lui c'è cosa? Cioè. Vado da Emilia, il tuo momento. Che ci dici? Allora, le dichiarazioni di Mialovic. Ecco, attenzione Mialovic, post partita, ce l'abbiamo. Cosa è successo? Torniamo a casa con un punto e una buona prestazione. Partita aperta, la nostra colpa è stata di non più lenta, così più lenta così. Certo. Nella ripresa hanno messo 4 attaccanti ed è stato difficile. Siamo stati bravi a recuperare e il pari è anche giusto. Il pari è giusto, ha detto Mialovic. Siamo a 18 punti. Adesso puoi commentare la classifica. Il pari è giusto, ha detto Mialovic. Continuiamo a prendere gli stessi gol su cross, anche se ci alleniamo per questo. Dobbiamo migliorare fuori casa. Stasera la prima cosa dovevamo riconquistare la mentalità che è nel nostro DNA e l'abbiamo ritrovata. In Serie A chi si ferma è perduto, ci vuole un attimo per perdere strada. Sull'espulsione ho sicuramente sbagliato e mi sono chiarito col quarto uomo e con l'arbitro. Quindi qualcosa ha detto, ecco. Quindi ammette che qualcosa ha detto, grande onestà intellettuale di Mialovic, quando viene espulso ammette che è stato giusto così. Aggiunge ancora. Qualche settimana fa ho detto che la mia squadra è al 50%. Stiamo lavorando sulle fondamenta, dobbiamo migliorare su tanti altri particolari, come ad esempio gestire meglio le forze tra i due tempi. Ma questo è dato anche dalla gioventù e dal fatto che io gioco per vincere sempre, e quindi qualche rischio lo prendi. Se avessimo sempre giocato come oggi, nelle altre gare fuori casa avremmo qualche punto in più. Faccio prendere pausa un attimo, sì. Poi ti faccio continuare. In realtà, ed è un tema che chiedevo a Massimo appena finisce Emilia, come ci ha ricordato Veronica il quarto d'ora poco a Granata, io le ricordo che in queste ultime 3 partite il Toro ha fatto benissimo quel tempo con la Lazio, male il secondo, con l'Inter male il primo, bene il secondo, anche se poi ha perso con l'Udinese, bene il primo e male il secondo, quindi fa un tempo bene a partita e dopo ci spieghi il perché. Mialovic. Allora, Mialovic continua analizzando però la situazione dell'Inter e del tecnico De Boer. Sì, non ce ne importa moltissimo. Esatto. Se hai qualcos'altro, ti vado. Massimo. Ma intanto concordo pienamente con la dichiarazione di Mihajlovic, anche la sua assunzione di responsabilità. Certo, sono d'accordo con Alessandro, secondo me questo eccessivo nervosismo dell'allenatore un pochettino i ragazzi lo risentono sicuramente. Lui però ha detto una cosa diversa, lui ha parlato di un calo fisico. Io sono d'accordo con Alessandro che probabilmente il calo è psicologico-mentale, è sicuramente inciso con Rossettini
ci sarà sicuramente, quindi probabilmente hai ragione tu, va tolto, nel senso che sicuramente se un attaccante lo devi sbloccare per far gol, un difensore che su di sé sente le responsabilità che sta avendo, probabilmente sarà un problema. Però mi ha colpito, tutti noi qui condividiamo abbastanza l'analisi che è un calo psicologico, il quarto d'ora Granata all'incontrario. Invece Mihajlovic ha detto una cosa, ha parlato di un calo fisico tra un tempo e l'altro, se avete sentito, sì. O se non l'ho sentito male io adesso. Ha detto quello. Sì, sì. Allora questo invece, siccome bene o male l'allenatore della squadra è lui, i ragazzi li conosce lui, questo è un ulteriore elemento di valutazione. Allora, è un calo psicologico come appare a chi guarda la partita come noi, o è un calo fisico detto dall'allenatore che lo conosce? Questo è un elemento importante, questo è un elemento importante, perché se noi riuscissimo, o l'allenatore riuscisse a supplire o a evitare questo problema, non ci troveremmo a dover fare sempre tanti gol per vincere. Ecco, poi Daniele, ti faccio una domanda adesso ma mi rispondi dopo. In realtà, se guardiamo la rimonta subita con la Lazio, prima del secondo gol della Lazio, quello che ha fatto vedere tanto Mihajlovic, la Lazio aveva avuto due occasioni in 20 secondi, anche a Udine, prima del secondo gol una grande occasione Zapata tu per tu con altri, quindi sono proprio momenti di sbandamento. Emilia, devi completare il Mihajlovic pensiero. In questa intervista Mihajlovic conclude dicendo: la mia squadra deve capire che ci vuole un attimo a passare da quarto a decimo posto, si può perdere e vincere contro chiunque in Serie A. Dobbiamo giocare da toro e lo ripeto, se giochiamo da toro possiamo vincere contro tutti. Ecco, gioca da toro a intermittenza forse. Daniele. Beh, comunque c'è un motivo tecnico. Prima cosa, essendo una squadra giovane, rafforza in positivo e negativo le cose che fa. Cioè in positivo perché ha un gran palleggio davanti e sanno che prima o poi la possono mettere dentro. Questa è una confidenza che è venuta nel tempo e che quindi sanno di poterlo fare fino all'ultimo minuto. Però c'è anche il contraltare. Che quando non hai fiducia, e chi ha giocato a pallone meglio di me sicuramente lo sa, quando non hai fiducia nella difesa o nella fase difensiva e non hai questa confidenza, si comincia a serpeggiare che prima o poi può entrare dentro in qualche modo. E quindi lo vedo sinceramente nell'atteggiamento, soprattutto sulle palle inattive. Quando non c'è confidenza nei propri giocatori incominciano a esserci delle dinamiche all'interno dell'area un po' strane, per cui non ci si protegge in un certo modo. Secondo me si sta instaurando questo tipo di atteggiamento. E per ultimo, il fatto che comunque i gol e le azioni dell'Udinese sono andate perché la squadra si è allungata in modo drammatico. Valdifiori non faceva più quel filtro là davanti, Baselli inesistente. E se ci ricordiamo, al di là delle palline attive, abbiamo rischiato tante altre occasioni di prenderlo. Mario, ti vedo proprio perplesso, deluso, amareggiato. Non sei assolutamente contento di questo pareggio. Ti chiedo il commento del sinistra pensiero. Sinistra pensiero è giusto, da una parte lo condivido. Non riesco a capire però, appunto, come diceva prima, questo calo di... questo calo fisico non lo comprendo, vedo più un calo mentale, un calo di concentrazione, perché a un certo punto sembra che non sanno più cosa, dove passare il pallone. Questa partita, un tempo bene e uno male in tre partite di fila. Sì, poi sono entrati nel secondo tempo, comunque non è partito malissimo, sì. il Toro per 5-10 minuti abbiamo anche attaccato molto bene, abbiamo creato delle belle occasioni. Poi dopo 10 minuti si è spento un attimino il Torino, ed è quella la cosa strana, perché poi vedevi i giocatori che non sapevano, a volte portavano il pallone, non sapeva chi darlo, c'era l'attaccante avanti e non aveva nessuno che lo accompagnava, quindi si trovava da solo, e quindi è quello un calo strano che ha avuto il Torino e che ha ultimamente il Torino, a dire la verità. Forse ho fatto parlare a Marcello prima, chiedo scusa, mancava il tuo intervento, perdone, sulle pagelle, forse no, poi Antonio e poi Edoardo Alessandro. Allora, sulle pagelle sono sempre del mio parere che Barreca mezzo voto in più glielo darei. Poi le risorse umane che abbiamo in difesa sono quelle là. Cioè l'anno scorso avevamo Gliek, Maximovic e questa gente qua. Quest'anno abbiamo Rossettini. E Bovo come alternativa. Bovo. E Aieti che è tornato, ma vedremo se Aieti ha schiato. Non ha fatto ancora mezza partita. Ecco, è tornato di Frosinone? No, ha detto Mihajlovic che Aieti giocava, cosa vuol dire? Aieti è un vero marcatore secondo Mihajlovic, quindi sì, potrebbe avere qualche chance. Potrebbe, sì, sicuramente, gliela darà sicuramente. Quello che dico io, cioè le risorse umane... con Rossettini e il signor Bovo l'alternativa. Bovo ha giocato ben poco anche l'anno scorso. Non è che... No, però è andato bene nella prima fase in cui aveva sostituito Maximovic, però anche lui è un po' stagionato, non è giovanissimo. Sono tutti stagionati. Antonio e poi vado Alessandro.
Sì, Ale, io faccio un po' la parte del sovillatore in questa puntata. Sì, perché volevo soffermarmi sull'ultima considerazione di Mijanovic, che dice se il toro fa il toro, riusciamo a vincere contro tutti. Ecco, non è, questa è una domanda un po' provocatoria che faccio a te, al pubblico e agli ospiti. Non è che il calo psicologico discende direttamente da questa affermazione di Mijanovic, cioè questi rischi che una squadra si prende per vincere sempre, in realtà poi portano proprio all'effetto contrario, ovvero sia il 2-2 con la Lazio, con, ricordiamo, la partita ribaltata, il 2-2 con l'Udinese, con la partita ribaltata, la sconfitta con l'Inter. Quindi non è che questa voglia di vincere di Mijanovic in realtà poi... No, in realtà, se poi ti rispondo, solo con l'Atalanta è successo questo, che ottenne subito il gol. No, infatti, secondo me... La frase di Mijanovic mi ricorda quella di un politico che dice se l'Italia fa l'Italia, però vabbè. Io non sono d'accordo con Antonio in questo caso, non credo, il Torino non ha subito il 2-1 oggi, cioè l'1-1 poi il 2-1, e neanche con la Lazio l'1-1 e poi il 2-1 perché cercava a tutti i costi di andare in avanti e fare il 2-0, non è così. Secondo me due volte questo approccio ha modificato la partita, una contro l'Atalanta che ci ha fatto perdere questo approccio, l'altra contro la Roma che però ci ha fatto vincere, e quindi i conti si fanno alla fine. Secondo me alla lunga, per una squadra che punta allo scudetto, questo approccio è negativo. Per una squadra che punta come il Toro all'Europa League, questo approccio può portare qualche punto in più, secondo me. Però i conti non si fanno il 20 ottobre. Se l'Italia fa l'Italia, allora Emilia fa l'Emilia, battutaccia delle peggiori che mai hai detto. Chiediti perché hai avuto due fidanzati tutta la tua vita. Sì, proprio per quello, vai. Allora, Mijanovic, abbiamo trovato un approfondimento sull'allontanamento e lui commenta dicendo: mi sono chiarito con gli arbitri, abbiamo avuto diversi punti di vista, non ci siamo capiti bene in partita, io stavo parlando, non stavo toccando nessuno e non voglio che nessuno mi tocchi, l'arbitro ha deciso di allontanarmi e va bene così, mi prendo tutte le mie responsabilità. Nello specifico il quarto uomo ha toccato Mijanovic, che ha reagito con uno schiaffetto sulla mano di Mazzaloni. Ecco, cioè, toccare Mijanovic non lo consiglio a nessuno, gli è andato qualcosa bene al quarto uomo. Ilenia. Ci vediamo ancora col commento della partita fra pochissimo dopo la pubblicità.
Sesta parte di Orgoglio Granata, abbiamo sentito anche cosa ha detto Mihajlović e spiegare perché è stato espulso. Ti chiedo, Giuseppe, vuoi commentare? Perché è stato espulso? È stato espulso perché c'è stato un disguido. Perché disguido che ha fatto. Col quarto uomo, però poi ha toccato. Quello che ha detto, ha parlato con l'arbitro, però sai, non parlando. C'è problemi, dai. Sai che Mihajlović è sanguigno, è proprio uno da toro, e allora purtroppo ogni tanto si lascia un po' andare. Però l'altra volta è stato squalificato la partita contro l'Atalanta, spero che non venga squalificato questo, insomma non mi sembra fatto cose clamorose. Non credo. Beh, pare sia viaggiate un po' di sberle o qualcosa. Abbiamo una telefonata, Emilia, mi dicono, mi dici, mi dite. Sì. Buonasera Paolo. Buonasera. Buonasera Paolo. Niente, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo solo dire che è vero che critichiamo molto la difesa ultimamente, no? Perché ultimamente su tre partite abbiamo preso 6 gol, no? 2 con la Lazio, 2 con l'Inter, 2 stasera, e continuiamo a dare la colpa completamente alla difesa. Però nessuno parla del portiere. Beh, stasera ha delle colpe, Arthur. Mister Art. Non ti piace Art? Voglio solo dirvi una cosa. Questo qui prende 4 milioni di euro all'anno. Sì. Per noi questo qua, da Manchester, ci hanno fatto il pacco di Natale. Per me Padelli è più forte di questo qua. Se volete contestarmi, dite quello che volete. Paolo, perché noi, Padelli, io non commento, Paolo, c'è stato qualche mugugno nel pubblico sulla sua dichiarazione che Padelli è meglio di altri. È massacrato dopo quel gol che si è buttato il pallone dentro contro l'Empoli. Ma quella non era una parata, quello è uno sbaglio suo di piedi. Sì, fatto coi piedi. Però abbiamo dimenticato a Bilbao che il signor Padelli ci ha salvato il risultato. Questo Arqua per me non è un grandissimo portiere, no, perché abbiamo fatto le comiche domenica, abbiamo fatto ridere tutta l'Italia con quello lì. Va a Bergamo abbiamo perso per colpa sua. Va bene Paolo, adesso commentiamo anche se... Immobile, il gol di Immobile contro la Lazio, se lui faceva un metro avanti quel gol non entrava. Va bene Paolo, adesso commentiamo. Paolo, che in effetti ha detto una cosa che credo sia in netta, rispettiamo la sua idea, ma penso sia in totale minoranza. Se, penso che se torniamo indietro, lo 0,5% dei tifosi la pensa come lui, che Padelli sia meglio di Arc. Se torniamo indietro col filmato dell'altro anno, prego, ma non ci ricordiamo. Ha avuto quell'incertezza con l'Atalanta e con l'Inter. Noi tifosi del Toro, e non solamente, noi non ci ricordiamo che questo Arte cosa ha fatto, no? Da dove viene, come. È un signor portiere, poi ci sta tutti, credo che in Italia, ci sta tutti a sbagliare, anche Buffon non ne fa una. Il capo italiano Art è uno dei primi due, però sì, primi due in assoluto, no? Sì, non c'è. Lui e Buffon sono i migliori. Adesso noi dobbiamo andare a cercare un pochettino tutte le colpe. Io c'è credo che in questo momento le colpe sono quando si vince siamo bravi tutti, quando si perde siamo invece perdiamo tutti. Scusate, non tutti, uno dei migliori quattro, dai. Uno dei migliori quattro. Sì, perché mi dicono anche Donnarumma, Handanovic, Buffon. Uno dei migliori quattro come italiano è Joachim. Anzi, di tua c'è il prima timore. Metto Donnarumma però, io. Sì. No, poi allora, credo Massimo, solo una cosa, su Joachim, mentre vedevamo la partita, dicevamo, ma c'è stato quel tweet della BBC che ha detto che Art potrebbe tornare già a gennaio al City e noi speriamo di no. È stato evasivo, ha detto il mio futuro è la partita di domani, quindi non credo che possa venire. Mi sembra insomma che Art sia anzi forse il gioiellino insieme con gli altri del mercato estivo. Non si può dire niente su questa operazione. Assolutamente no, guardiamo anche la tranquillità che dà non solo a noi tifosi ma anche in campo, ed è vero il contrario. Ricordiamoci il panico degli altri anni con Padelli, con la difesa che non era molto sicura di chi aveva dietro. Esatto, forse bastava tirare. No, assolutamente no, credo che siano dei grandi acquisti. Io spero che non sia vero quello che tu stai dicendo, che si suppone che non ci sia una BBC. Non credo ci sia qualche cavillo contrattuale, speriamo di no. Io credo che insomma la squadra comunque quest'anno stia dando, al di là della partita di oggi eccetera, dobbiamo essere assolutamente contenti, insomma, quindi qualche piccolo ritocco andrà fatto, certamente la difesa è l'elemento. Poi si parlava questo centrocampo è una scommessa, sicuramente una scommessa. Prendiamo la telefonata, scusami Massimo. Come no?
Sì, abbiamo Fabio. Buonasera Fabio. Buonasera, buonasera a tutti quanti gli ospiti e Forza Torre come sempre. Sempre. Allora, innanzitutto per rispondere vabbè, alla telefonata di prima, per carità, ognuno ha le sue opinioni, però sinceramente preferirei padelli di schiena verso gli avversari in porta, arti di schiena con gli avversari in porta che padevi dritto, però quello non è un problema, ringraziamo per quello che ha fatto e va bene così. Vabbè. E parlando seriamente, secondo me quello che al Toro manca in questo momento è un Baselli con una grinta leggermente più da Toro, un Castan, perché comunque Castan quando gioca secondo me non trasformerà una difesa impeccabile, però dà molta più sicurezza anche ai compagni e secondo me sistema anche i compagni in maniera migliore, perché il nostro punto peggiore purtroppo, come dicevate prima in studio, sono le palle inattive, si sì. Perdono l'uomo quando si sono palle inattive. In attacco invece magari andrò un po' controcorrente, qua concludo, però l'uomo più forte che abbiamo tecnicamente, che è Jajic, imparasse a giocare magari un po' di più, meno per se stessi, un po' di più per i compagni, secondo me renderebbe molto di più anche l'attacco. Anche perché secondo me, mi sbaglierò, però Boyer, Belotti e Iago Falchi assieme le cose migliori le hanno fatto quei tre lì. Poi ripeto, Jajic è fortissimo, non lo cambierei con nessuno, è utilissimo, però secondo me deve imparare a giocare leggermente più per la squadra, tant'è vero che Maxi Lopez e altri compagni purtroppo, se andate a rivedere le partite, l'hanno ripreso molte volte. Per va bene, Paolo, grazie mille, grazie al suo intervento Paolo, adesso lo commentiamo, anzi andrei da Ilenia, perché è stato cenno alla frase che ha detto Mihajlovic in settimana, che il Torino fin qui ha potuto dare soltanto il 50%. Io questa dichiarazione di Mihajlovic in settimana l'ho chiamato un po' il manifesto di Sinisa. Cosa dice il manifesto di Sinisa? Dunque, il manifesto di Sinisa dice che il Toro di oggi è al 50% delle sue possibilità, può ancora migliorare tanto, sicuramente Ventura ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, ma quando si prende una squadra nuova e si vuole cambiare molto, bisogna ripartire dalle fondamenta. Ecco, ripartire dalle fondamenta, la fase clou di Mihajlovic. Continua. Ed è quello che abbiamo fatto in questi mesi, seguendo i miei principi, parole appunto di Mihajlovic. Sì. Le fondamenta delle mie squadre, continua, sono un approccio positivo alle gare, all'intensità in allenamento, pressing, recupero immediato, carattere, voglia, rabbia e principi di gioco. Questi i principi di Mihajlovic. Da poco faccio commentare agli ospiti, continuiamo. Il resto poi dipende dalla gestione delle gare, dagli schemi, dall'intensità, dalla gestione delle forze. Dobbiamo vedere e rivedere gli errori fatti, cercando di non ripeterli più. E penso che un altro 30% possa arrivare lavorando insieme e applicandoci. Concludi e poi per la telefonata. Il resto dipende solo da noi, tirare fuori qualcosa che forse ancora non sappiamo di avere. No, dimmi l'ultima frase, è importante, importantissima. Se non si riesce a fare, allora dovremmo prendere qualcuno che ci farà fare quel salto di qualità. Ecco, qualcuno che faccia fare il salto di qualità. Lo commentiamo appena torniamo, vado ad Emilia. Ed ecco con noi Linea Rodolfo, buonasera. Ciao Emilia, buona serata a tutti. Ciao Rolfo. Dunque io ho visto la partita e sentivo i commenti che dicono che il Manchester stia di nuovo, invece no, perlomeno lui ha detto, Art ha detto, io mi trovo bene qui, e il commentatore della Sky ha detto che la direzione Granata sta già facendo tutti i passi per averlo anche l'anno prossimo, Art. Sì. Questo è quanto è stato detto durante la partita. Per la partita di stasera purtroppo è andata così. Forse ha ragione Mihajlovic dicendo che non è un calo psichico, secondo me, è proprio un calo fisico. Forse va a sapere, non si può dire che un Barreca o un Rossettini o un Belotti possono avere un calo fisico, perché a 22 anni non si dovrebbe avere, comunque va bene, può anche capitare. Penso piuttosto che sia un calo mentale, fisico. Comunque, fisico, mentale. Buona serata a tutti e sempre Forza Toro. Grazie Adolfo, volevo commentare anche il manifesto di Sinisa, lo commentiamo tra pochissimo, volevo solo tranquillizzare su Acqua. Allora, anche è impossibile che al generatore City, perché Guardiola, che figura ci fa? L'ha mandato via ad agosto, se lo ripiglia a gennaio, quello come Guardiola non accetta mai una cosa simile, quindi non c'è nessuna possibilità. Poi in estate vedremo, ricordiamo che guadagna 3 milioni e 8 e il Torino ne paga soltanto uno, vedremo se si troverà la formula anche il prossimo anno. Questo non c'entra niente,
Questo qui dei soldi non c'è. No, niente. Se magari sì, ti trova qualcuno che li paga i 3 milioni e 8. Non è perché se vince, se mi guadagna no. 4 milioni di euro mi fa vincere le partite. No, dicevo il City, magari se trova qualche squadra che gli paga 3 milioni e 8 anziché il milione che paga il Torino, o se il Torino paga un po' di più, ma sono discorsi che affronteremo in estate, non certo a Natale. Vado invece da Ilenia. Ci vediamo allora tra pochissimo, sempre con i commenti sul manifesto di Mihajlovic. A tra poco. Settima parte di Orgoglio Granata, allora direi, vediamo la classifica e analizziamola. Due punti, tre partite, nelle precedenti tre, 9 punti, quindi il Torino che era salito poi potentemente in zona Europa League, adesso si è un po' allontanato, è salita moltissimo l'Atalanta, a 3 punti dall'Europa League. Ti chiedo, Giuseppe, insomma, se sei comunque fiducioso, magari Milan e Lazio non sono sembrate avversari nettamente più forti del Torino e la Roma, il Torino l'ha battuta agevolmente. Guarda, io sono molto fiducioso in questa squadra. Io tutte le partite che ho visto, tutte le partite, questa squadra qua ha giocato per vincere, e questa mentalità noi non l'avevamo prima, adesso c'è sia in casa che fuori. Questo ti fa capire la mentalità che sta costruendo Mihajlovic a questi ragazzi. Ci sarà un dispendio di energie perché non è, ci sarà pressing, c'è tutti, ma sono anche giovani. Poi facciamo una partita, adesso facciamo 3 partite a settimana, sì. Poi piano piano sarà una partita a settimana. Però io dico che la squadra mi piace per questo, perché caratterialmente, anche quando siamo sotto, noi continuiamo a giocare. E questo vuol dire che qui c'è la mano di Sinisa. La mano di Sinisa. Daniele, ti chiedo, vediamo i prossimi turni, perché dicevamo
Tre vittorie di fila a Roma, Fiorentina e Parma, Palermo, scusate. Due punti, tre partite, Lazio, Inter e stasera Udine, ma adesso Cagliari e Chievo in casa e la trasferta di Crotone. La logica impone che poi pensa anche di fare 9 punti. E allora ti chiedo, dopo questo miniciclo, se vedremo il Torino molto più su in classifica. Questo calendario, due volte di sabato alle 18, cosa ne pensi di questo calendario? Dopo la Samp c'è il derby, tra l'altro. Sì, devo dire che è un'ottima occasione più che altro per avere un po' più di tempo tra una partita e l'altra, per sicuramente recuperare tutte le energie, ma anche trovare un attimo di stabilità nella formazione, se non ci sono imprevisti. E soprattutto vedere anche dal punto di vista difensivo, visto gli avversari insomma che non hanno grandissimi attacchi, proprio dal punto di vista anche della quantità di gol che hanno fatto, vedere anche di partire da quello, ecco, di non avere più alibi, riuscire a partire da una difesa un po' più solida, la fase difensiva più solida, perché poi davanti secondo me con queste squadre si può fare molto bene, anche se io penso che si può fare ancora meglio, soprattutto perché questa non è una squadra da grande contropiede, è un po' una cosa particolare, è un Toro invece che fa manovra e gioco, quindi non ha problemi a trovare spazi in queste squadre anche in maniera chiuse nel far gol, questo può essere positivo. Con le 3C, Cagliari, Crotone e Chievo, aggiungendo 9 punti, Mario Bosco? 9 punti ce lo auguriamo tutti, firmerei per 7. Ah, è una bella firma per 7. Firmo per 7 senza problemi. Ale, tu firmi per 7? Firmo anch'io per 7, perché qui non siamo alla PlayStation. Siete accontentisti? No, non sono accontentista, però 9 punti non è facile. Ce ne stanno anche 5, è per quello che firmo per 7. Dico che ce ne stanno 5, perché vincere a Crotone, ok, però in casa contro Cagliari e il Chievo, ricordiamoci il Chievo anche gli ultimi anni, non è così impossibile. Quindi dico 7 punti mi andrebbero bene. Per quanto riguarda invece la classifica, mi sembra una classifica ancora ottima. Ricordiamoci che la lotta per l'Europa League contempla anche di andare anche a distacchi superiori a quelli che sono attuali, cioè 3 punti. Io lo ripeto sempre, l'anno che siamo andati in Coppa, nel 2014, a un certo punto eravamo a meno 10 ed era marzo. Quindi la lotta per l'Europa League è soggetta a continui saliscendi, l'importante è rimanere lì. Il Toro di Mondonico, Ale, è arrivato terzo, io non l'ho vissuto, ma sai che a me piace andare a rivedere i giornali vecchi. È arrivato terzo, ma a un certo punto dell'anno era ottavo, quindi la classifica di certo adesso, ecco, non è preoccupante. È un buon segno essere delusi per il settimo posto. È un ottimo segno essere delusi per il settimo posto, e quindi lo prendiamo come tale, come una squadra, come un ambiente soprattutto che piano piano sta cambiando mentalità. Il manifesto di Sinisa, a proposito di cambio di mentalità. Manifesto di Sinisa, allora, io ho evidenziato durante la pubblicità due parole chiave. Una è ventura, l'altra approccio. Allora, l'approccio, sono d'accordo con l'allenatore, è ottimo. Anche nelle partite in cui abbiamo raccolto di meno, contro Lazio e contro Udinese, io non considero Atalanta, Empoli e Pescara, perché era un Toro meno mato, quindi secondo me non fa testo. Quindi anche in queste due partite dove abbiamo raccolto meno, l'approccio sia contro la Lazio sia contro l'Udinese è stato ottimo. L'unica partita in cui l'approccio mi ha lasciato un po' perplesso è stata il Meazza, ma vabbè, ogni tanto si può anche sbagliare. Ventura, non sono d'accordo però con Mihajlovic sul fatto che il Toro ha ricostruito dalle fondamenta. È vero, tanti nuovi acquisti, ma Belotti, che è il perno della squadra, sia per i gol che fa, sia per come permette di giocare bene ai laterali, cosa che ci dimentichiamo spesso, è un lascito dell'anno scorso e di Ventura. I centrocampisti anche, quindi è un allenatore che ha innovato e fatto crescere molto, però non si può dire che le fondamenta non c'erano. Allora, il prossimo intervento sarà difficile, perché devi scegliere a chi fa il brindisi, non so, sponsor Santero 958, il prossimo. Adesso vado da Simona Cavallo. Sì, io volevo approfittare di un secondo per fare un in bocca al lupo ad un caro amico che sta combattendo una sua personalissima battaglia. Facciamo un applauso. Lo aspettiamo per il derby. Ce la farà, perché è un cuore granata. Ti aspettiamo, Claudio. E poi sul manifesto, invece, visto che si parla di migliorie, che questa squadra può migliorare, volevo fare una domanda a Pallavicini, perché è un uomo di calcio e quindi sicuramente può darmi una risposta. Ho notato questa sera che con 3 punte arrivano cross, ma molto spesso non ci sono uomini in area.
Beh, non è che non ci sono, è che quando si fa anche un cross sulla destra, la terza punta laterale dovrebbe entrare centralmente, no? dovrebbe chiudere. Purtroppo noi siamo molto più bravi non andare sul fondo e mettere, ma giocando, entrando anche centralmente con dei passaggi, perché noi li abbiamo i giocatori bravi, le tre punte. Io ho visto stasera, questa è un po' la risposta, però quello che vedo di stasera, a me quello che mi ha impressionato è quando hanno giocato è entrato Maxi Lopez, che hanno fatto le due punte, e gli Alice dietro, che aveva fatto già. Allora io faccio una domanda, Milano. Faccio una domanda qui, perché visto che siamo tutti bravi e dobbiamo una risposta, vorrei capire se i tre centrocampisti possono reggere queste tre punte. Cioè, dici gli Alice e due punte? Gli Alice e due punte le possono reggere i tre centrocampisti. Secondo me Baselli, Benassi, vorresti un mediano in più, dici, o mediano di più forza? Secondo me faccio una domanda. Secondo me la domanda può essere molto pertinente sulle tre punte classiche in linea. Secondo me, se il dubbio è questo centrocampo leggero, tra virgolette, è in grado di reggere tre punte, secondo me se mettiamo un trequartista, quindi più arretrato, come era oggi Ljajić, che secondo me è un aiuto al centrocampo. Certo. Comunque tre giocatori d'attacco sono comunque. No, perché se io gioco con le tre punte, le due punte laterali, si mettono al centrocampo e diventa un 4-5-1. Quando abbiamo fatto quello, il primo tempo, non hanno mai tirato in porta l'Udinese, non ha mai tirato in porta e non è mai arrivata. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, e non che Ljajić entra centralmente, lo ripeto sempre, Ljajić non entra centralmente e prende uno dei centrocampisti, o si allarga, lui giocava di qua, di là, lui veniva a prendere la palla dai difensori, ma in fase difensiva, quando abbiamo la palla loro, è quello che mi interessa, non quando abbiamo la palla noi. L'analisi, noi, no, quella la partita, no, l'abbiamo subito, perché al centrocampo eravamo uno in meno e loro venivano fuori centralmente e abbiamo preso delle infilate. Guarda le ultime due palle che ha avuto l'Udinese, potevano far gol. Da come sono entrati, è entrato uno centrale, fra un po' faceva gol un'altra volta e perdevamo la partita. Guarda Giuseppe, vado da Daniele, vuoi commentare il manifesto di Sinisa, la classifica? Ma su un'affermazione che è stata detta al discorso Ventura o Fondamenta, sì. Io sono d'accordo con quello che ha detto Mihajlovic, perché secondo me ha proprio un discorso di mentalità che è cambiata totalmente. Sul discorso di Belotti, ricordiamoci, anche se non è bello parlare di gente che non c'è più, ricordiamoci però che Belotti ha iniziato a segnare quando qualcuno ha deciso che Quagliarella dovesse andare via. Sì. Perché non era assolutamente la prima scelta dell'allenatore precedente. Sì, sì, in effetti Belotti con Quagliarella aveva fatto soltanto un gol al Bologna, è arrivato Immobile, si è sbloccato, ha giocato anche tra l'altro. Scusami, solo per finire, poi vado da Veronica. Io l'analisi della classifica e il manifesto di Sinisa. Allora, io penso che ci sia stato un cambio totale di mentalità, si vede oltre che al cambio di gioco, e si può notare appunto dall'approccio alla gara e tutto, perché io noto che il Torino, secondo me, solitamente parte bene, secondo me. E penso che le giornate che ci saranno sono favorevoli per guadagnare qualche punto. Ecco, sei convinta, può fare tre vittorie contro Cagliari? Tre vittorie non lo so. Non vorrei che ci fosse un Carpi come l'anno scorso, sì, ecco, che non era proprio la squadra più forte del campionato, però il Torino è stato sconfitto, quindi magari 9 punti no, ma 5 o 7 sì. Ecco, 5 sarebbe una grande delusione, però 5 soli punti. Vado da Antonio. Sì, sul manifesto di Mihajlovic non mi pronuncio, sennò vengo ostracizzato dopo già le critiche. Esattamente. Con lui. No, invece sulla classifica e soprattutto sul calendario, nello specifico, bisogna fare molta attenzione al Chievo. È una squadra in grande forma, lo ha dimostrato in più partite, soprattutto ha delle qualità nei singoli molto importanti. Quindi, sicuramente la partita col Chievo è la più difficile. Per quanto riguarda Cagliari e Crotone, chiaramente sono più abbordabili, sono soprattutto il Crotone
che è una zona classifica appunto che permetterebbe al Torino una facile vittoria, però anche qui, anche lì, il Crotone adesso ha vinto la prima partita in Serie A, quindi anche qui la forma è molto importante, bisogna sempre tener conto dello status mentale e fisico delle altre squadre. Se altre squadre arrivano a partita col Torino galvanizzate da risultati o una prestazione fisica, bisogna fare attenzione. Quando torniamo nell'ultima parte parliamo della sfida di sabato contro il Cagliari, si torna in campo già sabato, poi ci sarà la sosta, ma adesso vado da Ilenia. Siamo giunti quasi alla fine di questa puntata, quindi ci vediamo tra pochissimo e non cambiate canale. Orgoglio Granata, parliamo della sfida, principalmente la sfida contro il Cagliari di sabato alle 18, attenzione, il Cagliari sta battendo il Palermo 2-0 e quindi Torino-Cagliari, una sfida tra squadre a pari punti, ma chiudiamo l'ultimo con l'ultimo commento da Udine di Capitan Benassi, autore del primo gol, Emilia. Sì, allora, il capitano commenta dicendo: credo sia stata una delle migliori prestazioni nei primi 30-35 minuti, avremmo potuto chiudere la gara prima ma non ci siamo riusciti. Poi nel secondo tempo l'Udinese è stata brava a pareggiare e hanno dimostrato quanto sia un avversario ostico da affrontare. A differenza della partita di San Siro di mercoledì contro l'Inter, dove abbiamo sbagliato l'approccio, oggi siamo entrati in campo nel modo giusto, cattivi e convinti. Il centrocampista Granata mostra poi il suo rammarico per non essere riuscito a tornare a casa con i tre punti. Per come si era messa la partita, questa era una sfida che potevamo vincere. Benassi ha poi parlato della sua prestazione, arricchita anche dal gol e del momentaneo 1-0-1. A livello personale sto crescendo, ho ancora degli alti e bassi, ma credo di essere sulla strada giusta. Oggi ho attaccato molto, soprattutto nel secondo tempo, visto che c'erano Lukic e Baselli che tendevano a coprire maggiormente, permettendomi di avanzare di più. Grazie mille a questo commento di Benassi. Adesso
C'è brindisi a sorpresa di Alessandro Mugliani. A sorpresa, sì. Ecco. Ah, brindiamo, visto che il toro ha perso. Brindiamo a Ilenia, che mi dicevi, Ale, che sabato allo stadio sarà protagonista, non in campo ovviamente, ma sulle pagine del giornale che si dà allo stadio, su cui io e te scriviamo tra l'altro, come Miss Orgoglio Granata. Miss Orgoglio Granata Ilenia, quindi. Ilenia. Va bene, quindi andate allo stadio e soprattutto prendete tante copie di questo giornale, perché ci sa Ilenia. Che tanto è gratis. Il giornale è gratis e c'è Ilenia, vediamo anche. Gli ammiratori di Ilenia. Invece parliamo di Toro Cagliari, c'è qualche ospite che hanno fatto parlare in terza fila e poi c'è Simona che vuole anche dire una cosa importante sabato. Chi ha il microfono? In terza fila, Franco. Ma io dico solo questo, penso che le partite si vincano a centrocampo e conseguentemente, ricordando quello che si diceva prima a proposito del metodo di Mihajlovic, secondo me le partite si vinceranno a centrocampo se Mika riuscirà a trovare la chiave, come diceva Ventura, per far rendere Baselli per quelle che sono le sue potenzialità. Questa è la mia opinione. Marcello, ti chiedo su Toro Cagliari, è una partita che qui guardi con fiducia, anche se il Cagliari ha gli stessi punti, sicuramente vinceremo contro il Cagliari. Poi volevo dire un'altra cosa, se vogliamo aspirare ad arrivare in Europa, cioè dobbiamo battere anche il Crotone e dobbiamo battere anche il Chievo. Ricordiamoci bene che il Crotone ha battuto il Chievo, perciò sono squadre alla nostra portata sicuramente. Io dico 9 punti. Ecco, ci vogliono 9 punti. Simona, Toro Cagliari sabato. Sì, voi al museo iniziate molto presto. Esatto, perché per la prima volta il Museo del Grande Torino dedica una mostra temporanea ad un giocatore non granata, ma a un grande campione, a Rombo di Tuono, Gigi Riva. E questo in collaborazione con alcuni Cagliari Club del Piemonte e soprattutto con i Cagliari Club di Rivoli. La mostra ovviamente è allestita e curata da Giampaolo Mugliari, che è il nostro direttore, quindi alle 10.30 siete tutti invitati a presenziare a questa inaugurazione. Ci sarà anche quelle rappresentate del Cagliari, oltretutto. Sì, sì, assolutamente, ci saranno i rappresentanti del Cagliari e anche ovviamente dei club che hanno collaborato a questa mostra. Giuseppe? No, sono invitati anche con noi gli ex calciatori che vengano a vedere la partita a Torino-Cagliari. Ecco. Cosa ti preoccupa di questa sfida contro il Cagliari? Il Cagliari ha fatto qualche colpaccio anche a Milano, è una squadra neopromossa con grande entusiasmo, molto veloce davanti, però se il Toro fa se il Toro gioca come dice Mihajlovic maschio, può darsi che la partita la vinciamo. Se giochiamo un tempo sì, un tempo no, o un tempo no, un tempo sì, alla fine poi dopo c'è sempre il pareggio. Io credo che il Torino deve andare in campo per vincere la partita. Io penso che col Cagliari si debba vincere in tutte le maniere. Ti aspetti qualche mossa sorpresa di Mihajlovic, qualche innovazione anche tattica, qualche giocatore? No, qualche mossa sorpresa no. Magari torna Iago però. Sì, quello sì, però non sarebbe una. Non penso che si possa etichettare il ritorno di un titolare come mossa sorpresa. Volevo ricollegarmi a due cose. La prima, quella dello spostamento di Jajic dietro le punte, è una mossa che infatti Mihajlovic ha fatto oggi anche con l'Inter per cercare di riacciuffare un risultato, non per contenere appunto. Poi volevo dire, visto sulla mentalità, contenere no. E in base a vedere quello che hanno detto gli altri amici, Daniele, Veronica, io non metto in dubbio che Sinisa abbia portato una mentalità maggiore. Io è tutto l'anno che dico che questi mesi di Mihajlovic fanno capire quanto ormai il cambio di allenatore era necessario, quindi io non metto in dubbio quello, assolutamente. Però un conto è dire che un cambio serviva come il pane, un conto è dire che si è ripartiti da zero, e quello non sono d'accordo, ma è un atto, è una mancanza, no, verso Ventura, ma anche verso quello che gli ha detto Torino. Però, dal gioco orizzontale al gioco verticale, sì, quello è un cambiamento, gioco aggressivo. Però Ale, allora ogni allenatore in qualunque squadra va a posto un po' del suo. Sì.
ma ripartire da cambiati zero 14 su 27 ma ripartire da zero è un'altra cosa. Sì, ma allora ragazzi, le novità si pesano. Allora, Belotti, che è il giocatore più importante, è rimasto. La linea di centrocampo tolta Val di Fiori è quella. La difesa è smontata. La difesa è smontata, però non si può dire. Il Toro ha rinnovato. Non, guardate che ripartire da zero è un'altra cosa. Cioè, mi sembra. Poi si discute di lana caprina, sì. La cosa importante è che il Torino ha cambiato allenatore, sì. Che ce n'era bisogno, però sì, per me è scorretto dire che siamo ripartiti da nulla. Solo diciamo, per interagire un attimo, ripartire da zero in relazione ai risultati che abbiamo avuto negli ultimi anni. No, beh, anche qua semplicemente, io non voglio difendere Ventura perché un anno sospettavo che andasse via, ma gli ultimi anni, l'ultimo anno, no, gli ultimi anni, l'ultimo anno. Ma Emilia che ha commento, ma anche come modulo di gioco. Interviene Emilia. Commento che probabilmente accenderà ancora la discussione, ecco. In quanto Angelo ci scrive: vorrei ricordare al ragazzino professorino in studio che il Toro nel 2014 è andato in Europa solo perché il Parma non ha pagato le tasse. Non è solo perché. Dunque, please. Inoltre aggiunge. Ma non è vero, dai. Inoltre aggiunge. Toro con poca qualità, il nuovo allenatore, nonostante una diffusa opinione contraria, non è un valore aggiunto. Il presidente è una continuità dell'imbarazzante passato. Ecco, ultimi sì, va bene, questo siamo magari non vattene, siamo al Braio Vattene. Facciamo se alla fine non possiamo rispondere a tutto. Mi fa piacere, visto che mi ha, tra virgolette, insultato, sono in buona compagnia con il presidente Cairo, con Mihalovic, quindi mi ha paragonato a Mihalovic. Ma allora, io se c'è una cosa che non tollero è la disonestà intellettuale con Bulo. Rispondo. Quando uno vuole vedere quello che vuole vedere si commenta da solo. Dire che il Toro due anni fa è andato in Europa League perché il Parma non ha pagato le tasse è una stupidata, perché se il Toro è arrivato settimo qualche merito ce l'ha. Ci siamo giocati l'Europa League se il Parma avesse pagato le tasse, come dice lui, con la partita contro la Fiorentina. Allora, semmai, qual è la critica da fare? Che le squadre di Ventura, tolto il derby, tolto Bilbao, ma il derby non fa testo perché la Juve era più 40.000, hanno sempre floppato le partite decisive. Ma non si può dire che il Toro è andato in Europa League perché il Parma non ha pagato le tasse. Toro è arrivato settimo, non dodicesimo. Allora, se Cerci segnava quel penalti e andava comunque in Europa sul campo, poi il Parma non è che l'ha pagato le tasse. Il Parma aveva centinaia di milioni di euro di debito. È come se fai una corsa. Quello davanti si dopa come un cavallo, poi lo squalificano, è ovvio che ne vinci tu. Ha sbagliato loro. Però ci sono delle regole, se vanno in 6 in Europa League. No, ma comunque il Toro si è guadagnato, penso, sul campo, l'ha dimostrato anche la loro. Ma non torniamo su quello. Parliamo di Toro Cagliari, perché la partita di sabato. Da chi è che vi aspetta qualcosa in più, Daniele? Un giocatore da cui ti aspetti il gol decisivo contro il Cagliari? Ma io spero che ritorni a segnare Belotti. Anche se oggi l'assist vale come un gol. Sì, però che torni a segnare Belotti. Io starei attento a Cagliari perché del trittico che dovremmo affrontare, secondo me, è la partita più complicata. Hanno un attacco che fa male e anzi, ti dirò di più, poi magari sbaglierò, secondo me sarà una partita che vinciamo ma piena di gol. Sì, altrimenti il Cagliari, lo dice la classifica, la squadra che ha gli stessi punti del Torino, ne ha promossa, aveva iniziato anche male, ma anche se anche il Cagliari fuori casa ha un rendimento e in casa ne ha un altro, Daniele. Sì, no, infatti l'unica delle tre partite che mi preoccupa soprattutto è il lato nostro problematico in difesa, per come giocano loro, per la personalità che hanno davanti, quindi quella che temo particolarmente da quel punto di vista. Le altre invece ci aspetteranno, però noi sappiamo come pungere. Occhio Crotone, perché sono campi che generalmente teoricamente il Toro patisce un po'. Sì, questo. Comunque è passato, per un conto chi ha giocato col Crotone a pescare lo stadio vuoto, un conto che va a giocare all'uscita adesso con rinnovato entusiasmo. Quindi, siamo in chiusura, puntata che è andata velocissima, ringrazio per gli ospiti che sono qui noi dalle 7 perché abbiamo visto la partita assieme. C'è l'omaggio della bottiglia a Giuseppe Pallavicini, del nostro sponsor Santeo 958, Pallavicini campione d'Italia, lui è un'azienda vinica e quindi potrà gustare anche il vino del nostro sponsor Santea 958, il vino che hai fatto Toro, grazie ovviamente. Domani è festa, non va in onda Orgoglio News, Orgoglio News torna mercoledì ogni giorno 19.30 e 23.30 e noi ovviamente con Orgoglio Granata siamo con voi lunedì prossimo. Grazie per averci seguito, buona settimana a tutti!